Hey guys, bentornati in questa nuova parte delle Play di Pokémon versione Nera 2. Dunque, mi trovo a Sfirocopoli perché dopo aver affrontato Kyurem nella fossa gigante, da queste parti è possibile incontrare N il venerdì ai piedi della ruota panoramica. Eccolo là, salve. Che nostalgia. Ehi tu, vuoi fare un giro con me sulla ruota panoramica? Veramente no, ma sono obbligato, giusto? Lo prendo come un sì. Ok, facciamo pure un giro insieme ad N. Assomigli a un allenatore di mia conoscenza. E ovviamente si riferisce all'eroe di Pokémon Bianco e Nero. Sei stato umiliato anche da lui, vero? Ora che ci penso, una volta salì su questa ruota anche con quell'allenatore. Wow, allora è questo che fai durante il tempo libero? Inquietante. Chissà se ha realizzato i suoi sogni e se un giorno ci rivedremo. Probabilmente no, sapendo che l'hai portato a fare un giro con te sulla ruota panoramica. Ok, il nostro giro è finito. Mi ricorda quel giorno. Scusa, devo andare. A piangere di nascosto? Comunque, ora abbiamo sbloccato le lotte stagionali contro N, quindi non ci rimane che andare a sfidarlo nel suo castello, nei pressi della Via Vittoria. Se non ricordo male, però, non è possibile affrontarlo nella stessa stagione in cui l'abbiamo affrontato la prima volta, quando aveva Zekrom, o Reshiram, se state giocando a Bianco 2. Ok, svolazziamo a bordo di Crobat verso la Lega Pokémon. Dunque, N avrà un team che varierà a seconda delle stagioni e il primo Pokémon di ogni suo team avrà un'abilità che influisce sulle condizioni atmosferiche. Ad esempio, in primavera avrà un team basato sulla pioggia, su Pioggia Danza, e il suo primo Pokémon sarà un Politoed con l'abilità Piovischio, sì. Mentre in estate avrà un team basato su Giorno di Sole e il suo primo Pokémon sarà un Ninetales con l'abilità Siccità. In autunno avrà un team basato sulla terra, sui Pokémon di tipo terra, quindi su Terra in Pesta, sulle tempeste di sabbia, e il suo primo Pokémon ovviamente sarà un Hippodown che ha l'abilità Sabbia Fiume. E per finire, in inverno, cioè nella stagione corrente del gioco, avrà dei Pokémon di tipo ghiaccio che sfruttano la grandine, e il suo primo Pokémon sarà una Bomasnow con la sua abilità Scendineve. Ok, entriamo qui dentro, ed ecco N, salve. Che sorpresa, non mi aspettavo di vederti qui. Non ci far caso, è solo una frase che uso per rompere il ghiaccio con gli altri allenatori. Il bello è che sarò io a rompere i tuoi Pokémon di ghiaccio. Vuoi lottare contro di me? Ok, bene. Tutto qui? È questo che dici prima dell'inizio di una lotta epica? Ok. E parte la sfida di N allenatore con Bomasnow. Eccolo qua, tipo ghiaccio erba? E quindi un bel ronzio di Spy dovrebbe fargli abbastanza male. Ok, inizia a grandinare. E vai con un ronzio. Più di metà vita, please. Perfetto. Bora. Ok, questo farà un po' male a Spidey. Ma non troppo. Peccato per la grandine. Fammi sentire di nuovo la voce della tua squadra. Ok, Spidey, fagli sentire il tuo ronzio. E ovviamente utilizza una ricarica totale. Può darsi che Spidey muoia per la grandine? Avanti un bel brutto colpo. No. Ok. Ancora ronzio. E a questo punto direi proprio di sostituire Spidey con qualcun altro. Vediamo un po' chi è il suo prossimo Pokémon. Bravo Spidey che resiste. Mamoswine. Sì, cambiamo Pokémon anche perché Mamoswine ha Geloscheggia se non sbaglio. E allora vai Man. Soprattutto perché è di tipo ghiaccio terra. E quindi molto debole alla fendifoglia del nostro Man. Lotta, fendifoglia. E Mamoswine evita l'attacco perché ha l'abilità Mantel Neve, che aumenta la sua illusione del 20% sotto la grandine. Ok, goodbye Man. A questo punto mandiamo in campo Samurott. E cerca di mandare a segno un bel Surf, ok? Lotta, Surf. Perfetto, grande Samurott. Direi che basta e avanza per abbattere Mamoswine. Yes, goodbye Mamoswine. Ok, Samurott al 78. Vediamo un po' il prossimo Pokémon di N. Frozless, bene. Il nostro Lucario sa come trattare i Frozless, vero? E allora mandiamo lui. Ok, ecco Frozless all'80. Vai con Cannon Flash. Evita l'attacco perché ovviamente anche lui ha l'abilità Mantel Neve. Ok Lucario, prendi bene la mira questa volta e vai con Cannon Flash. Perfetto. Siamo più veloci di Frozless.
È abbastanza strana questa cosa. Ok, goodbye. E Lucario al 77. Ora il turno di... Cloyster. Beh, teniamo Lucario. Cloyster ha un'immensa difesa fisica, ma basta una forza sfera per devastarlo, visto che ha una difesa speciale imbarazzante. Goodbye, Cloyster. Ok, ora è il turno di Vanilluxe, il Pokémon gelato. E lasciamolo battere a Crocodile. Ok, ecco il Pokémon cono gelato, con tanto di cannuccia. Direi che un terremoto basta per sciogliere questo simpatico gelato. E invece no! Bora. Oh, Crocodile? Ti sei fatto battere da un gelato? Con la cannuccia? Fossi in te mi andrei a nascondere, anzi, più tardi ti insegno fossa. Ok, Samurott, finisci tu quel gelato, per favore. Utilizzando acqua getto direi che basta. Che brutta cosa farsi battere da un gelato. Samurott, non ti ci mettere anche tu, eh? Corpo gelo, gli fa recuperare PS sotto la grandine, giusto? Acqua getto. E finalmente il gelato è morto. Ok. Ora è il turno di... Glaceon. Direi di tenere Samurott, sì. Se getto la spugna ora vanificherò tutti gli sforzi dei miei amici Pokémon. Wow, il suo ultimo Pokémon, perfetto, vai con Surf. Non penso lo batte in un colpo, ma almeno metà vita. Ok, attrazione. Questa non è una bella cosa. Ok, Samurott, il tempo speso per capirsi a vicenda è prezioso. Ok, Samurott, so che per te ora quel Glaceon è molto sexy, però ti prego fai Surf. Per favore. Grande Samurott. Goodbye, Glaceon. E abbiamo battuto N. La tua squadra di Pokémon è felice, felice di essere con te. E anche felice di aver fatto una bella granita con i tuoi Pokémon, sai, N? Mi sono ricordato di una cosa che mi ha detto Zekrom. Lui e Reshiram hanno scelto di camminare al fianco degli uomini nella speranza di dare vita a un nuovo mondo, ma non tutti i Pokémon sono come loro. Molti preferiscono rimanere selvatici, mantenere la loro indipendenza e sviluppare così il loro potenziale. Questi diversi stili di vita sono espressione della libertà dei Pokémon, e anche di ciò che c'è a comune a loro. Devo partire per un nuovo viaggio. Ci sono tantissimi Pokémon in questo mondo con cui parlare, e altrettanti allenatori con i quali condividere i miei pensieri. Ok, ma smettila di portarli sulla ruota panoramica, capito? Dunque, abbiamo battuto N e quindi abbiamo fatto la cosa più importante che c'era da fare in questa parte, ma voglio approfittarne che, del fatto che è inverno per mostrarvi alcune aree che sono accessibili appunto solamente d'inverno grazie alla neve. E alcune di queste si trovano a Mistralopoli, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere Mistralopoli. E quindi usciamo. E grazie all'aiuto del nostro Crobat facciamo volo verso Mistralopoli. D'inverno la neve la ricopre di un manto argenteo. Ok, andiamo a vedere. Sì, ho insegnato volo a Crobat al posto di provocazione, non penso mi serva più. Wow, sta nevicando di brutto da queste parti. Dunque, il primo posto è quel cumulo di neve lì, passiamo in mezzo agli idioti, perfetto, e prendiamo questo Elisir Max. Poi ce ne dovrebbe essere un altro da queste parti, qui, possiamo sfruttare la neve per prendere un altro strumento, che è un Gelomai. E per finire mi sembra ci sia una casa accessibile solamente d'inverno nella parte sud di Mistralopoli, sempre tramite un cumulo di neve, ovviamente, e si trova qui... Sì, perfetto. Ed eccola là. Entriamo. Salve. Ehi, io sono un tecnico del suono. Voglio far ascoltare a tutti della musica stupenda, perciò viaggio in ogni luogo. Vuoi ascoltare anche tu la mia musica preferita? Ok. E allora si comincia, goditelo, ok? Wow, questa è la musica del percorso 10 di Pokémon Bianco e Nero. E sì, è davvero stupenda. Penso sia una delle mie musiche preferite di tutti i giochi Pokémon. Ok. È completamente assorto nella musica. Salve. Se la Terra si espandesse a spese del mare ci sarebbe più posto per tutti, ma forse i Pokémon che vivono in acqua sarebbero infelici. Per favore non dire alla mia ragazza che abbiamo parlato di queste cose. Hai paura della tua ragazza? È colpa sua se non hai più i capelli, vero?
Salve. Un tempo pensavo che se il mare si fosse esteso sulla Terra sarebbe stato meglio per tutti, ma poi ho capito che i Pokémon che vivono sulla Terra sarebbero diminuiti drasticamente, e di sicuro anche i Pokémon del mare se ne sarebbero dispiaciuti. Mi raccomando, non dirla al mio amore. E questo è un chiaro riferimento ai giochi ambientati nella regione di Hoenn, i giochi di terza generazione, Smeraldo, Rubino e Zaffiro. Che sia un indizio per un futuro remake? Sinceramente lo spero. Mi piacerebbe avere un bel remake di quei giochi, magari sul 3DS. Ok, usiamo un altro repellente perché stiamo per avventurarci nel Monte Vite, che cambia parecchio d'inverno, perché la neve si deposita dappertutto ed è più facile raggiungere le diverse zone del Monte Vite. E taran, tutto bianco. Dunque, ci sono un paio di posti da esplorare. Salve. Quando cammini sulla neve i piedi affondano più del solito, camminando così diventi più forte. E allora perché tu stai fermo? Comunque, dicevo, ci sono un paio di posti che è possibile raggiungere solamente d'inverno quel Monte Vite. Uno dovrebbe essere questo. Sì, con un veterano. Salve. Sono già 2 anni che vivo in ritiro sul Monte Vite. Ora potrò testare i risultati del mio allenamento. Hai vissuto 2 anni in questo posto? Non penso ci sia neanche un bagno da queste parti. Come hai fatto a sopravvivere, Leonardo? Con Weavile. Ok, noi abbiamo davanti Spidey. Mezzo morto. Anche più che mezzo. Dunque, lotta, ronzio, no, perché Weavile ha geloscheggia. Sono sicuro che Weavile ha geloscheggia, quindi vai Lucario. Ok, vediamo un po' se ho ragione. Esatto. Perfetto, abbiamo evitato che il nostro caro Spidey andasse KO. E adesso vai con Cannon Flash. Danza spada? Wow, adesso sì che sei aggressivo, eh? Ok, Cannon Flash. Goodbye, Weavile. Ok, vediamo un po' cos'altro ha da offrire questo veterano. Un Aggron. Teniamo Lucario. Dai, Lucario, che tu hai affrontato un Aggron ben più tosto nella scorsa parte. E quindi vai con Forza Sfera. Perfetto. Però quell'Aggron non aveva vigore. Ok. Questo è abbastanza umiliante, vero Lucario? Mandiamo in campo il nostro sempre affidabile Samurott. E direi di fare acqua getto, sì. Ok, goodbye Aggron. Ora è il turno di Rampardos, il Pokémon con l'attacco più alto in assoluto tra i non leggendari. Ma un attacco devastante non ti serve a nulla se non ti sai difendere dal surf del mio Samurott. Quindi, goodbye anche a te. Ok, aveva 4 Pokémon, giusto? Quindi questo è l'ultimo. Un Toxicroak. Teniamo Samurott. Toxicroak può avere l'abilità pelle arsa, quindi non mi conviene fare mosse d'acqua. E allora vai con gelo raggio. Almeno metà vita, please. Ok, gran fisico. Aumenta il suo attacco e la sua difesa, ma non la sua difesa speciale, quindi... è abbastanza inutile nella situazione in cui ti trovi, sai? Gelo raggio. E goodbye. Ok, siamo andati al 79. E abbiamo battuto... Leonardo. L'esperienza non basta a garantire la vittoria. Esatto, quindi ora vai a casa e fatti una bella doccia, ok? Dunque, qui abbiamo Gran Pepita. E c'è un altro posto che è possibile esplorare solo d'inverno qui al Monte Vite. Se non sbaglio si trova da queste parti. No, non è quello. Di qua? Sì, dovrebbe essere questa porta. Spero di non sbagliarmi. No, non mi sono sbagliato, è di qua. Sì, usiamo un altro repellente. C'è uno strumento da prendere. Ed è una caramella rara. E lì sotto c'è un altro allenatore da affrontare. Salve. Un lavoratore. Se lascio lavorare i miei Pokémon di tipo psico, tutto diventa facile. Questo mi permette di prendermi un po' di riposo. E di rubare lo stipendio, aggiungerei. Alberto. Con Smacham? Tu faresti lavorare questo piccolo Smacham? Sei un mostro. Ok, Spidey, vai con Ronzio, che è super efficace su Smacham. Poi uno Smacham al 65, che aspetti a farlo evolvere in Jinx? Dovrebbe evolversi a livello 30, se non sbaglio. Un Claydol. Ok, Ronzio. Basterà per abbattere un Claydol al 65? Direi di sì, eh? Ok. Spidey al 79. E ora è il turno di Kadabra,
Teniamo sempre Spidey. E contro Kadabra facciamo un bel fulmine. E fulminiamo il suo cucchiaio. Ok. E butto il meglio su Alberto. Ah, se l'allenatore si riposa troppo, il peso di tutto ricade sui Pokémon. Bravo, quindi smettila di schiavizzare i tuoi Pokémon e inizia a lavorare. Altrimenti che lavoratore sei, scusa? Qui abbiamo uno strumento, pulsante fuga. Quello che ha usato Mian Shao nella scorsa parte, nella sfida contro Marzio. E direi che possiamo anche uscire, grazie all'aiuto del nostro Man che utilizza Fossa. Ok, queste erano le aree accessibili d'inverno. E direi che per questa parte è tutto. Vi do appuntamento a quella che probabilmente sarà l'ultima parte di questo Let's Play. Un saluto da Johnny Nicker e statemi bene. Ciao!